60 Seconds della domenica sera, 60 Seconds dedicati a una leggenda dello sport che ha deciso di non mollarci, Rafa Nadal, arrivato al 14esimo trionfo a Roland Garros di Parigi, 14esima vittoria, 22 slam, adesso sto andando a memoria, in totale 14 a Parigi. Non ci sono aggettivi esauriti da tempo, non ci sono paragoni possibili se non con i soliti noti, ovviamente Roger Federer e Nole Djokovic, eliminato in una partita incredibile proprio in questa edizione di Parigi, poi, come dire, l'unico passaggio semplice in finale, il povero Ruud avrà altre occasioni, ma non era questa la giornata. Dunque Rafa non lascia, non molla, dice, guardate, questo mi piace sottolinearlo, avremmo investito milioni e milioni di litri di inchiostro su un eventuale ritiro del Mallorchino, ma io credo che si debba scrivere altrettanto, per certi aspetti ancora di più e meglio, perché lui resterà a giocare, nonostante tutto, nonostante le cifre ricordate, i guadagni lasciamoli da parte, insomma, perché a quei livelli non fanno la differenza, a meno di non voler banalizzare, ma noi proviamo, come dire, a non cadere mai in certe tentazioni. Resta, insiste, continua, sapendo che sarà sempre più complicato, sapendo che ci saranno dei ragazzi ovviamente capaci di batterlo, sempre più possibilità di batterlo, perché questa è la legge dello sport, la legge della vita, però lui non molla. E questo è l'eterno discorso, pensate a Valentino Rossi, andarsene quando sei al top o accettare anche una fase diversa della carriera. Io adoro quelli che l'accettano, la fase diversa della carriera, ma è solo la mia idea. La vostra?